Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi per la tipologia compro la cosa più economica da facciamo Balenciaga, perché mi sono resa conto che non abbiamo mai fatto questa tipologia di video per quanto riguarda questo brand, che tra l'altro è un brand molto discusso ultimamente, ne ho parlato anch'io sul mio canale. Infatti è un brand che non acquisto più dopo lo scandalo che c'è stato qualche mese fa, ne abbiamo parlato appunto, ho fatto un video dedicato, quindi non vi annoierò ancora con quelle vicende, ma appunto è un brand molto discusso, molto criticato nell'ultimo periodo, ma mi avete chiesto in tantissimi, specialmente su Instagram, di farlo con Balenciaga. Quindi oggi, prontissima con il mio computer, andiamo sul sito Balenciaga. Andiamo un pochino a rifarci gli occhi, come mi piace sempre fare in questa tipologia di video, perché inizialmente andiamo a vedere anche le cose super costosissime, cioè veramente con dei prezzi folli, e poi arriveremo alle cose e alla cosa in assoluto più economica di tutto il sito Balenciaga, che tra l'altro quando faccio questa tipologia di video, lo sapete, ho sempre un po' di strizzetta, perché tipo non ho la più pallida idea di che cosa sia la cosa più economica né di quanto costi, perché non è garantito che sia un prezzo ridotto, perché lì conosciamo i prezzi di Balenciaga, quindi io vado proprio alla cieca e non ho la più pallida idea di che cosa acquisterò e di quanto andrò a spendere, ma ben felice di fare da cavia come sempre per voi. Andiamo ad esplorare il sito Balenciaga e scopriamo tutto assieme. Eccoci sul sito. Oh mio Dio, questo mi sembra Jeffree Star. Che inquietudine, che ansietta. Non lo so, un po' inquietante questa immagine. Non c'è tanto da dire per quanto riguarda l'home page. C'è qualche borsa e questo paio di sneakers. Ma andiamo a scoprire ogni singola categoria come sempre. Allora, iniziamo con abbigliamento. Vedi tutto. Le foto Balenciaga sono sempre molto particolari, cioè guardate questo camerino che oggettivamente è brutto, sporco, quindi hanno veramente un po' questo tema cupo da un po' di tempo. C'è un filtro, filtra, ok, abbiamo filtro ragazzi. Allora, è grandissimi, c'è prezzo ascendente, prezzo discendente, perché appunto molti siti di lusso il filtro per prezzo non ce l'hanno proprio, quindi qui c'è. Inizierei con prezzo discendente, così vediamo la cosa più costosa per quanto riguarda l'abbigliamento e ci facciamo due risate. Prezzo discendente, la cosa più costosa è questo maxi abito ricamato nero, tutto con queste paillette, da 19.000 euro. Eccolo qui, maxi abito ricamato da donna in nero, 19.000 euro. Paillette elasticizzate nere, tratto dal look 73 della collezione estate 23 di Balenciaga, esclusiva retail, quindi non puoi neanche comprarlo. Peccato, so che la maggior parte di voi a questo punto voleva comprarsi questo vestito da 20.000 euro, ma mi dispiace ragazzi, non potete farlo, dovete però, dovete contattare la boutique, poi però potete acquistarlo sicuramente. Per i capi che sono così esclusivi e hanno questi prezzi folli, molto spesso bisogna contattarli direttamente, non si può acquistare online, ma onestamente 20.000 euro poteva essere peggio, forse. Subito dopo, vi prego, devo vederla questa, cioè mi sembra la mantella di cappuccetto rosso, maxi abito con mantella plissettato da donna in rosso, 12.000 euro. Questo, se vi piace, vi do una bellissima notizia, perché si può aggiungere al carrello e acquistare direttamente online. Immagino che adesso correrete tutti. Allora, ma torniamo alla nostra missione iniziale, ovvero trovare quello che costa di meno. Quindi abbigliamento, vedi tutto, e filtriamo per prezzo ascendente. Abbiamo questa t-shirt a maniche lunghe da 395 euro. Molto easy, molto semplice, non ha niente di particolare questa t-shirt, ma appunto costa quasi 400 euro. Quindi direi che, oddio, spero che questa non sarà la cosa più economica che vedremo su questo sito, perché altrimenti dovrò spendere 400 euro. Quindi continuiamo la nostra ricerca, restiamo su donna, andiamo su calzature. Ho qualche scarpa di Balenciaga e non sono sicuramente economiche, quindi vediamo. Allora, filtra, intanto scusatemi, ma devo filtrare per prezzo discendente, voglio vedere le scarpe più care di Balenciaga. Oh mio Dio, cioè le scarpe più care sono anche le più brutte che
che io tipo abbia mai visto. Sono questi sandali slip-on Technolog da donna in cristallo. Ok, sono in cristallo, ma costano 7000 euro ragazzi, 6900 euro. Sandali slip-on Technolog in gomma nera con strass bianchi, tratti dal look 64 della collezione estate 23 di Balenciaga. Ma posso dire una cosa? Cioè, sono strass, cioè per 7000 euro non sono neanche diamanti, non c'è neanche un diamante, cioè 7000 euro e sono strass. Anche questi, se vi interessa, si possono acquistare direttamente, quindi corriamo tutti sul sito Balenciaga ad acquistarli. Gomma e strass, sandali slip-on modello a punta, lo vedo che sono a punta, infatti mi sembrano gli zoccoli olandesi, cioè tipo potrei andare a prenderli in un negozio di souvenir, metterci cristallini sopra, vi giuro li faccio uguali, cioè questo è proprio il caso da dire, io te li faccio meglio con 20 euro, vi giuro, oddio muoio in questo video, modello a punta, aperti dietro, ma va, che caratteristica pazzesca. Platò 90 mm, volume esagerato, e questo per me non è che sia tanto, cioè non è che mi invoglia ad acquistare se mi dite così. Suole Tomaia preformate, logo Balenciaga inciso sulla suola, così non si vede neanche. Suole soletta tono su tono, made in Italy, e per fortuna. Passare con un panno morbido, questa scarpa calza grande, se solitamente indossi una mezza misura consigliamo di optare per la misura inferiore. Beh, questo è utile che lo dicano, ma perché comunque? Filtriamo per prezzo ascendente e vediamo la cosa più economica per quanto riguarda le calzature. Ok, ok. Sono questi sandali in diverse colorazioni. Che carini, ci sono anche rosa. Sono questi sandali in diverse colorazioni da 325 euro. Questi sandali in gomma da spiaggia, da piscina, insomma, che sono anche molto carini, ma 325 euro per un paio di ciabatte in gomma da piscina, da mare. Ovviamente solo Balenciaga e questi grandi marchi possono azzardare. Neanche come descrizione non abbiamo granché ragazzi, perché Balenciaga non ci degna neanche della descrizione. Sandali bassi, pull slide in gomma rosa, neon e nero, basta. E questo è tutto quello che tu devi sapere per spendere questa cifra, chiaro? Chiaro. Quindi per adesso la cosa più economica sono questi sandali da 325 euro, appunto in fucsia, neri, azzurri, bianchi o beige, perché poi c'è un'altra tipologia di sandali che costa già di più, 3,75, poi passiamo a 3,95, tipo quelli neri con la scritta dorata costano 50 euro in più perché la scritta è dorata, non lo so. Proseguiamo sezione borse. Io già lo so che nella sezione borse non potrà esserci la cosa più economica, ma vediamo, dobbiamo esplorare, esploriamo tutto. Prezzo ascendente. Ok, la borsa più economica è questa piccolina rosa, tipo una camera bag con la tracolla da 600, sì, camera bag Everyday 2.0, piccola in pelle di vitello martellata rosa da 650 euro. Quindi sicuramente non è neanche questa la cosa più economica, direi. Per adesso rimaniamo sui sandali da 325. Piccola pelletteria, qui già forse magari potremmo trovare quello che stiamo cercando, potrebbe essere in questa categoria, vediamo. La cosa che costa di meno è questo portacarte signature in tela rivestita BB monogram con all over logo in beige. Immaginatevi il commesso di Balenciaga che vi presenta il prodotto, ve lo spiega così, da 150 euro ragazzi, che oggettivamente, cioè è veramente bruttino. È veramente brutto. E quindi per adesso però questa è la cosa che costa di meno. Per adesso proseguiamo. Sezione accessori, filtriamo sempre per prezzo ascendente. Ok, 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 ok ragazzi, qui potremmo esserci, perché c'è una ricarica per candela travel e una ricarica sapone, entrambe da 65 euro, quindi hands down. E poi abbiamo i calzini da 90, che però sono esauriti, calzini da 95, eccetera, eccetera. Oh mio Dio, poi c'è anche il caffè, la tazzina da caffè, che carina, da 95. Avrei voluto che fosse questa la cosa più economica, ma già vedo che non può essere lei. Però abbiamo assolutamente buonissime, direi ottime possibilità che la cosa più economica siano a pari merito questa ricarica per candela e questa ricarica per sapone. Andiamo a vedere se devo scegliere tra le due, visto che il prezzo è lo stesso.
probabilmente la cosa che userei di più è la ricarica sapone, quindi andiamo a vedere questa. Qui devo dire che Balenciaga veramente si spreca per le descrizioni, cioè mezza frase e già è tanto, manca un punto. Ricarica di sapone vegetale grigio scuro, cioè praticamente il titolo è uguale alla descrizione, se non ho aggiunto una lettera. Dimensioni, sapone vegetale profumato, fragranza, note di... oh mio Dio, non so neanche cosa sia. Note di olibano. Olibano? Spiegatemi che cos'è. Tabacco, carta, pelle, seta, rovere e olio da macchina per cucire. Scusate, ma a voi ispira questa fragranza? No, perché se mi dici tabacco, carta, pelle, olio per macchina da cucire, a me non è che ispiri tanto... cioè... ma sono l'unica. Oddio, ma che schifo. Non mi ispira particolarmente, ma sembra che come prezzo sia molto molto basso, quindi sarà veramente difficile trovare qualcosa che costi di meno. Non impossibile, potrebbe darsi, in realtà potrebbe essere, ma difficilino. Nella sezione donna abbiamo visto tutto, passiamo quindi a uomo, vediamo abbigliamento. Voglio vedere prima la cosa più costosa nell'abbigliamento uomo, ragazzi, e sono queste giacche biker oversize da 8.500 euro. Tra l'altro mi fa ridere come le maniche arrivino fino a oltre la mano del modello, cioè sono, queste sono veramente oversize. Giacca biker oversize da uomo in bianco, c'è anche in nero, in morbida pelle cao nera opaca, tratta dal look 7 della collezione estate 23 di Balenciaga. Questo direi che è stato abbastanza uno shock. Andiamo a vedere la cosa più economica. Ok, viste le mutande pensavo potessero essere veramente loro, ma poi mi sono resa conto che una mutanda qui costa 295 euro. Slip racer da uomo in bianco, morbido jersey di cotone bianco nero, cioè un paio di slip in cotone. Ok, 295 euro. Wow. Ma in che senso si raccomanda di lavare a secco? Scusami, la mutanda di cotone devo portarla in lavanderia ogni volta? Vabbè. Calzature uomo, vediamo. Queste devono essere unisex perché anche nelle calzature da uomo le più economiche sono le stesse identiche ciabatte che abbiamo visto nella sezione donna da 325 euro, solo che non sono presenti in rosa. Poveri maschietti, però metti che gli piace il fucsia, vabbè. Proseguiamo con borse. Quanto sono brutte le borse da uomo. Se c'è una cosa che è veramente brutta, secondo me sono i marsupi e le borse da uomo. Allora, prezzo ascendente. E no, decisamente, allora, quello che costa di meno è questa borsa contracolla sport piccola da 495 euro, in nylon riciclato. Piccola pelletteria uomo. Ok, sono le stesse cose che abbiamo visto prima nella sezione donna ed è lo stesso identico portacarte, quello che costa di meno da 150 euro, l'abbiamo già visto. Andiamo a vedere gli accessori da uomo e anche qui ritroviamo la stessa ricarica per candela e ricarica per sapone da 65 euro. Subito dopo ci sono i calzini da uomo da 75 euro. Non abbiamo ancora finito però, andiamo nella sezione gifts e vediamo, vedi tutto. E filtriamo qui per prezzo ascendente, potremmo avere una sorpresa all'ultimo. Direi di no, perché quello che costa di meno sono questi portacellulare da 175 euro in questa sezione. Ma c'è qualcuno che ancora li indossa questi portacellulari? Io me li ricordo tipo inizio anni 2000 che andavano tantissimo, adesso non è che li veda tanto, vabbè. Portacellulare in tessuto rinforzato nero, bianco e rosso. Tessuto rinforzato, mi piace che ripetono le stesse cose. Logo Jacquard Balenciaga, finitura nero opaco, una fibbia, un gancio, cioè io adoro, proprio è un classico portacellulare. Loro ci scrivono una fibbia, un gancio, un tappetino da infilare tra telefono e portacellulare. Ok, c'è anche quello dei cinesi, il portacellulare dei cinesi ce l'ha, il tappetino da infilare tra il telefono e il portacellulare? Non credo proprio. Made in Italy, passare con un panno morbido, vabbè. Quindi direi che anche in questa sezione non abbiamo trovato la cosa più economica, ovvero già ce l'abbiamo, ed in questo modo abbiamo visto tutte le categorie, perché poi c'è couture, che sono soltanto appunto le immagini dalle passerelle, però non sono oggetti direttamente in vendita da qua, ma sono appunto comunque super costosissimi direttamente dalla passerella. E poi se clicchiamo su explore, anche qui un po' strano perché mezzo sito in italiano, mezzo sito in inglese, cioè nel senso
novità donna uomo, gifts in inglese, couture in francese, explore in inglese, cioè non potevano metterci esplora e regali, no. Ma qui ci sono special projects, heritage, collezioni, sì, ci sono tutte le passerelle, i nostri impegni, quindi e poi i contatti, quindi qui non abbiamo nulla di acquistabile, poi c'è il servizio clienti, quindi ragazzi, a tutti gli effetti la cosa che costa di meno è la saponetta e la candela da 65 euro. Eccola qua la nostra ricarica sapone in grigio scuro da 65 euro, appunto, visto che il prezzo è lo stesso, preferisco acquistare un sapone piuttosto che una candela. Non abbiamo granché di descrizione se non le note di fragranza che appunto non mi ispirano per niente, vi prego ditemi se sono l'unica, ma olio per macchina da cucire, io vi giuro non avevo mai sentito, sono estremamente curiosa di annusare questo sapone adesso, non vedo l'ora che mi arrivi, quindi adesso aggiungo al carrello acquisti, quindi aggiungo il sapone al carrello, inserisco tutti i dati della mia carta di credito, quindi skipperò questa parte, non ve la faccio vedere registrata, quindi noi ci vedremo tra qualche giorno, in realtà per voi passeranno pochi secondi ma per me passerà qualche giorno, non appena mi arriva il pacchetto lo spacchettiamo assieme. 3 days later. Eccolo arrivato il nostro pacchetto, sono passati 3 giorni lavorativi, c'era il weekend di mezzo, ma appunto 3 giorni lavorativi non è poi male come spedizione, quindi è stato molto rapido. Questo è il nostro pacchettino, a vedersi appunto sembra molto molto anonimo, è per questo che ho aperto per capire di che cosa si trattasse, appena ho visto che era il pacchetto di Balenciaga ho subito richiuso per non sbirciare, non vedere nulla in modo da spacchettare con voi, ma questo è quello che ci è arrivato, andiamo ad aprire assieme. Oddio ragazzi, a parte che questo pacchetto profuma, non so se è il nostro sapone che è questo profumo oppure se effettivamente c'è un tipo spruzzato del profumo, penso sia il sapone, ma vi devo dire che l'odore almeno da qua non è male, non è niente male. Allora, vediamo che cosa c'è, troviamo, c'è il nostro pacchettino lì, ma prima abbiamo queste 2 buste. Una dovrebbe essere semplicemente la ricevuta d'acquisto. Queste sono in realtà le informazioni per i resi ed i cambi, niente di che. E poi seconda busta, avevo fatto richiesta perché avevo visto che c'era la possibilità di richiedere un biglietto d'auguri gratuito e quindi ho richiesto il mio biglietto d'auguri gratuito, che è un regalo che molti di questi brand di lusso danno come opzione una volta che si arriva al pagamento. C'è la busta con appunto il logo Balenciaga e poi abbiamo quest'altro biglietto con sempre con il logo, che è stato però tagliato male, non so se si vede, ma qui è stato decisamente decisamente tagliato male, andrebbe strappata questa parte, e l'unico messaggio che io ho fatto scrivere è questo piccolo smile, spero si vede questo piccolo smile, però ovviamente volendo si può fare una dedica anche lunghissima. Carino il fatto di dare la possibilità di aggiungerci un biglietto con la dedica, secondo me. Il resto del pacchetto non è niente di speciale, c'è questa carta marrone, quindi assolutamente anonima. Ma devo dire che il pacchettino del nostro sapone non è affatto male, ragazzi. Per essere la cosa più economica, più da poracci di tutto il sito, cioè abbiamo acquistato, voglio dire, non è poi male. Così si presenta il nostro pacchettino. C'è il logo Balenciaga sul nastrino e il nostro sapone arriva in questa scatoletta di cartone. Apriamolo assieme. Voglio che lo vediate bene. Ta-ta-ran! Abbiamo il logo anche sulla scatolina. È tipo una matriosca questo sapone. Togli la prima scatola di carta, c'è un altro involucro in carta. E poi abbiamo anche queste piccole istruzioni. Il profumo di questo sapone si basa su Balenciaga Incense, una fragranza originale derivata da registrazioni olfattive estratte presso siti archiviali, oh mio Dio, come l'atelier Couture di Cris
Cristo Balenciaga. Questo prodotto Balenciaga è a base di olio, privo di parabeni e coloranti artificiali, dermatologicamente testato e 100% vegano. Si inserisce nel portasapone da viaggio Balenciaga Incense Soap Travel Case. Ecco, questo mi chiedevo, cioè se questa è la ricarica, qual è effettivamente il portasapone? Addirittura ci dicono come utilizzarlo, cioè per l'utilizzo tenere il sapone sotto l'acqua e farlo schiumare. Ma dai, ma veramente, grazie. Grazie Balenciaga, veramente, perché non ci arrivavo. Comunque, vi devo dire ragazzi, allora, andiamo ad aprire anche quest'altra confezione qui. Vi devo dire che il profumo è buonissimo. È decisamente, almeno per quanto mi riguarda, una fragranza molto più maschile, molto più forte, decisa, con note che solitamente sono presenti nei profumi maschili, ecco, non tanto in quelli femminili. Quindi, secondo me, sì, è un po' particolare, cioè non so se è l'olio della macchina da scrivere a darle questo queste note particolari. Potrebbe essere profumo fortissimo, logo Balenciaga inciso nel sapone, ed è una saponetta da 150 grammi. Quindi mia family, questa era la cosa più economica sul sito di Balenciaga, l'abbiamo scoperta assieme. Ditemi che cosa ne pensate di questo prodotto e del prezzo, perché anche se è la cosa più economica sul sito di Balenciaga, onestamente comunque carissimo, cioè 65 euro per un sapone. Lo utilizzerò sicuramente, lo riacquisterei? Molto probabilmente no, quindi aspetto i vostri commenti, spero che questo video vi sia piaciuto mia family, io vi mando un bacione enorme, come al solito non può mai mancare il nostro abbraccio di fine video, quindi venite qua che vi abbraccio forte 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 e io vi aspetto al prossimo video, ciao!